Questo libro che abbiamo scritto insieme io e Michael è dedicato al farmaco più potente che possediamo, un farmaco che possiamo produrre da soli e che si chiama digiuno. Pensate che il digiuno è la pratica più antica che esiste al mondo. Ha percorso tutte le tradizioni della Terra da quando esiste l'uomo. Io e Michael abbiamo indagato non soltanto la depurazione che il digiuno ha sul corpo, ma le grandi trasformazioni interiori che produce. Il digiuno è una pratica che porta vicino la nostra essenza. Un tempo eravamo una cellula fecondata e i saggi dell'antichità avevano scoperto che tutta la costruzione del corpo, cervello compreso, che avviene nell'utero, avviene senza la bocca. Il nutrimento arrivava attraverso il cordone ombelicale, quindi il digiuno cerca di imitare, come ha detto magistralmente il pensiero cinese, il periodo embrionario. E quindi è un principio di rigenerazione del corpo e della mente veramente unico. Quando digiuniamo ci affidiamo alla saggezza del corpo, quella saggezza che abbiamo ereditato dal regno animale. Possiamo citare il caso del serpente che quando fa la muta, quando cambia pelle, non mangia fino a quando si accorge di aver portato a termine la propria trasformazione. Ecco, questo ci fa capire quanto importante sia il digiuno per attivare quei processi di rigenerazione e metamorfosi che sono insiti nella nostra unità psicofisica. Tutti parlano dello stare con se stessi, ma lo stare con se stessi è un prodigio che viene da un sapere interno, profondo, nascosto. Veniamo creati incessantemente da un luogo misterioso, sconosciuto, che non vediamo. Questo luogo sconosciuto, questo centro, questo nucleo, esalta le sue capacità quando noi ci stacchiamo dal cibo. È come se dal regno animale passassimo al regno spirituale. È come se scoprissimo che dentro di noi c'è un sapere che è in qualche modo coperto, annebbiato dal pensiero comune, dai ragionamenti di tutti gli altri, ma è anche annebbiato dal cibo. Quindi digiunare è togliere la nebbia e conoscere di se stessi quei talenti, quelle capacità che non sospettavamo di avere. Bastano poche ore di digiuno alla settimana per vedere emergere nuovi interessi, per veder comparire sogni lucidi e per vedere svanire tutta una serie di ricordi e di pensieri che ci tormentavano. Mentre scrivevamo questo libro, io e Michael, è arrivata un'email di Carlo che dice: ho deciso di fare tutti i venerdì sera alcune ore di digiuno. Incominciavo alle 6 di sera e poi andavo a dormire bevendo solo acqua. Sceglievo il venerdì sera, ha detto, perché poi il sabato potevo riposare, non dovevo andare al lavoro. E così è funzionato per due o tre volte, salvo che poi cominciava a venirmi della tristezza e anche un senso di solitudine profonda. E allora ho smesso. Carlo ha fatto male a smettere perché il miglior farmaco che abbiamo per rigenerare il cervello è trovare spazio per la solitudine e trovare qualche spazio per la tristezza che arriva quando siamo soli. La tristezza non arriva perché siamo sbagliati, ma perché la nostra mente è troppo rumorosa ed è troppo sopraffatta dai rumori dei pensieri esterni, del mondo esterno. Quindi se un po' di digiuno crea un po' di tristezza e un senso di solitudine, questi sono segnali che il digiuno sta funzionando, sta liberando la mente da tutte le intrusioni del mondo esterno che pesano sulla nostra psiche e che portano alla depressione. Il digiuno non è soltanto un farmaco per rigenerare il cervello, ma è un potente antidepressivo. Il digiuno è una pratica che ha accompagnato l'uomo attraverso tutta la sua storia, infatti non c'è stata religione che non abbia osservato dei periodi più o meno lunghi di digiuno. Il digiuno per l'uomo antico era un modo per recuperare alcuni codici, codici profondi dell'anima e per incontrare il principio del sacro, del divino che è dentro ognuno di noi. Spesso nella vita di tutti i giorni ci tormentiamo per delle situazioni che ci creano dei disagi. In realtà digiunando possiamo accedere a quel lato profondo, eterno che è dentro di noi e che ci apre a nuove possibilità. Digiunare vuol dire affidarsi a qualcosa che non so cos'è, che sta dentro di me, a qualcosa che ha creato il mio corpo e lo sta creando ancora adesso. Digiunare vuol dire staccarsi dal mondo e dire al sé: fai tu, portami dove devo andare. Bastano poche ore alla settimana. I risultati del digiuno si vedono nel tempo e sono i digiuni la formula migliore per attivare le energie del proprio destino, della propria diversità. Il digiuno è un evento che modifica profondamente la nostra psiche e si rivolge agli strati della coscienza più profondi, che sono la guida e che spesso ignoriamo. Iniziare un digiuno ha bisogno di alcuni accorgimenti. Innanzitutto, non rivelarlo quando abbiamo intenzione di intraprendere questa pratica, poiché è una pratica che riguarda la nostra dimensione interna e individuale. Inoltre, si consiglia anche di effettuare alcune attività creative, come per esempio dipingere, disegnare o lavorare con le mani. Un'altra cosa importante è riposare molto, dormire, per far sì che tutto il nostro cervello, che la nostra psiche possa rigenerarsi e rigenerare tutto il nostro corpo. C'è una pratica silenziosa che è capace di indurre dentro di noi grandi cambiamenti. Così ha sempre pensato il mondo antico, così hanno pensato i grandi saggi del mondo.
Io e Michael abbiamo dedicato questo libro al digiuno per parlare della metamorfosi che avviene in tutto il mondo vegetale, animale, spirituale attraverso questa pratica millenaria che rigenera il corpo e la mente. Ecco il libro che troverete in libreria, Il potere curativo del digiuno. Ma dovremmo aggiungere il potere curativo del digiuno, il potere di portarci verso il nostro destino, il potere del digiuno di ricordarci che siamo esseri unici e che ciascuno di noi deve seguire questa unicità. Buona lettura.